spostarsi. A Bologna i medici del futuro si allenano come i piloti in una sala operatoria virtuale e imparano a gestire le emergenze. Torna Mina! A Bologna la palestra dei medici del futuro imparano a gestire le emergenze con un simulatore. Felicita Pistilli. Vista così sembra una sala operatoria qualunque, l'intervento è in corso, ma avvicinandosi si scopre che il paziente è un manichino. Sul monitor però i parametri vitali cambiano secondo dopo secondo, come nella realtà il quadro clinico può peggiorare e infatti peggiora. Massaggia. I medici del futuro fanno pratica così, come i piloti si addestrano con un simulatore. Al di là del vetro una cabina di regia, qui i medici anestesisti decidono le reazioni del manichino. La struttura è stata voluta dal sindacato e dalla Società Italiana di Anestesia. Possiamo costruire scenari per tutte le discipline mediche. Tutti i parametri vitali del paziente possono essere cambiate in ogni momento dalla regia. In questo caso si sta simulando un'operazione al ginocchio, il paziente diventa ipoteso, la pressione scende, l'espressione sui volti dei medici cambia, le facce tese, si deve valutare il da farsi. Atrofina allora. Atrofina. Nella sala di simulazione si allenano anche medici che già lavorano, come la dottoressa Cancian, anestesista all'ospedale di Rovigo. Molto spesso nella pratica quotidiana diamo per scontato il nostro agire, mentre rivedersi si colgono dei punti di miglioramento. La simulazione viene registrata e dopo la pratica si discutono e correggono eventuali errori.